This episode is brought to you by FX's Shogun, the official podcast. Each week, host Emily Yoshida is joined by the creators, cast, and crew in this exclusive companion podcast. They dive deep into the twists and turns of the plot, go behind the scenes, and explore the real-life history that informed the limited series based on James Clavell's best-selling novel. Search FX's Shogun wherever you listen to podcasts. This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble. Sephora stores are everywhere you are, so just pop in when you need a brown lip to match your 90s playlist, a confidence boost before your interview, or a last-minute gift for mom's birthday. There's always a Sephora near you. Just pop in. Use our store locator to find your local Sephora or Sephora at Kohl's. Voi, come sapete, utilizzo gli spoiler, le canzoni, con la scusa di dire un po' quello che cazzo mi pare, e su Rose Villain ho un paio di cose troppo simpatiche che non potevo non condividere con voi. Una di queste è che ho un amico che c'ha il vizietto, diciamo, dei furti, e si è fatto prendere un po' la mano, e quindi questa estate stava in galera e mentre stavamo vedendo Nuova Scena ha detto: tu non puoi capire quanto ho amato il video di Fragole, Panna e Champagne, perché non ci sono fatto non si sa quante seghe sopra. Proprio ho detto: guarda, lascia perdere, c'è Rose Villain, e per me è un ottimo uno dei pochi bei ricordi che ho della detenzione. Una stronzata, però abbastanza inerente, considerando che, insomma, abbiamo questo featuring col Gue che sul tema è abbastanza formato. Poi, di questi tempi, che è uscita la serie con di Rocco, questo tema lo possiamo sdoganare, possiamo parlarne apertamente. E inoltre c'è un'altra cosa che volevo dire, sempre sul tema, no? Perché ho visto l'intervista di Rose Villain a Cattelan, e ho visto come, insomma, ne parla di alcune situazioni che l'hanno portata al successo, tra cui il fatto che ubriaca è andata da Salmo. Non so se ne ho già parlato di sta cosa, purtroppo a volte i miei ricordi sono un po' offuscati. Se l'ho già fatto in qualche episodio, perché su Rose Villain ne ho fatti tantissimi ultimamente, vi chiedo scusa. Vabbè, comunque, che è andata da Salmo mezzo ubriaca e ha detto: io e te faremo un featuring insieme su, si chiamerà, disse il titolo di una canzone che lei aveva scritto, e poi hanno fatto il featuring. Ora se io andavo ubriaco da Salmo e dicevo: io e te faremo un featuring insieme, probabilmente un'eventuale sicurezza mi avrebbe accompagnato brutalmente all'uscita e mi avrebbe pestato a sangue. Questa tematica ci tengo a sottolinearla, proprio perché Rose Villain è la prima che ha Nuova Scena più volte, no? Perché in Italia ci sta poco spazio, le donne, bla 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 bla. Se ucazze, cioè facciamo i seri, mannaggia la madosca. Mi sa che l'ho parlato già su un podcast su Nuova Scena, e ci tengo a ribadirlo questo concetto, che gioie e dolori, pregi e difetti, ok? Le donne spesso e volentieri, se sono fighe, siccome noi uomini siamo una banda di pecoroni, vengono agevolate, come il fatto che ci faceva Agile Croix in finale, che era il suo primo live, perché è una donna che rappa forte come un maschio e fa impressione, ma un maschio che rappava in quel modo non veniva valorizzato, perché faceva la classica figura di qualunque uomo emergente che c'ha il cuore, c'ha la grinta e prova a spaccare. Punto. Poi Kid Lost aveva un livello talmente superiore. Ora, non mi vergogno di dire che sono parole dettate dalla frustrazione, che non è la frustrazione di oggi, sono frustrazioni di tanti tempi, soprattutto di quando non avevo niente proprio a livello, neanche un canale per esprimermi. Perché io mi ricordo che a Roma, quando avevo il sogno di fare attore, il sogno, l'obiettivo più che il sogno, e tu magari eri lì che avevi un background artistico,
artistico, hai fatto tanto, ti eri formato, cavoli, 24 anni, debutto in teatro, 2000 corti, mi faccio il culo come una casa, vado a presentare le mie foto, i miei video showreel, che avevo già parecchie esperienze alle agenzie, ancora oggi nessuno mi ha mai cagato. Forse se rimanevo il bel ragazzotto che ero a 18-19 anni, qualcuno avrebbe sicuramente messo dentro. Invece tutte le ragazze con una certa faccia, magari in stile Tokyo Casa di Carta, ragazze comunque che non avevano nessuna esperienza, nessun merito, artisticamente valevano zero, ancora oggi valgono zero, già c'è un'agenzia, porte aperte. Dice no, perché quella ha fatto così, fai anche tu così, faccio anch'io così. Io e un'altra decine e decine di uomini mai cagati da quel settore, gente che poi artisticamente ha fatto. Poi uno dice, chi è che comunque c'ha un buon curriculum artistico? La gente comunque, gli uomini brutti, chi sono i grandi artisti? Poi vedi invece quelli un po' più fighettini, fanno le cose rai, robe così. Perché? Perché non serve la qualità, serve il volto di un certo tipo. È tutto finto. Poi ci lamentiamo che l'arte fa schifo. Ora scusate questo sfogo. Comunque tanta attesa per il disco di Rose Villain. Così pare, comunque pare spaccherà. Forse sì, forse no. Comunque un artista che c'ha 5 milioni all'attivo. Bel successo. Da Unieuro marzo ti sorprende. Su tanti grandi elettrodomestici, anche da incasso, la consegna è gratuita e puoi pagare a tasso zero. Perché Unieuro batte forte, sempre. Fino al 14 marzo, dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 rate, salvo approvazione della finanziaria.